Gianmarco, ciao, finalmente ci incontriamo, come va? Bene, come state? Allora, questa piccola intervistina quando la facciamo? Sì, la facciamo tra poco, provo, prima di cena facciamo tutto. Ok, allora ti aspetto qui, ci vediamo dopo. Sì, ciao. Pochissimo, sindaco? Sì. Buonasera. Ecco, accompagno lui. Ok, buonasera. Ci sei? Allora, finalmente dopo un paio d'anni credo che ci rincorriamo. Ecco a voi, Gianmarco. Carroccia. Buonasera. Praticamente diciamo il sosia di Lucio Battisti. Sosia no, interprete. Sosia interprete. È una parola che... No, ma io parlo così perché diciamo come anche fisicamente gli assomigli molto. Sì, l'unica cosa, io credo che la cosa più importante, diciamo, per chi decida di fare questo lavoro è cercare di trasmettere qualcosa a chi si ascolta. Poi al di là di tutto, se c'è la somiglianza o meno, tutto il resto credo che sia contorno. Comunque l'importante è cercare appunto di trasmettere qualcosa a chi ci ascolta. E tu la trasmetti? Speriamo, perché questo tocca alla gente dirlo. Sì, sì, te lo sto dicendo perché effettivamente sei molto bravo. E come mai hai deciso, diciamo, di cantare le canzoni appunto di Lucio Battisti? Beh, sicuramente perché in primis è una cosa che a me piace, sono canzoni che io amo, come tantissime altre canzoni della musica italiana che spesso anche riproponiamo nei nostri concerti, come La cura di Battiato, dei pezzi di De Gregori, ci capita spesso anche di introdurre altre canzoni. Poi la musica fa parte della mia vita, infatti ho iniziato a scrivere anche delle mie canzoni, stasera sicuramente ne ascolteremo anche qualcuna. E quella che stavi facendo nella prova era una di quelle? Quella era una che ho scritto tra l'altro insieme al maestro Mogol e sì, andiamo avanti. Stasera sarà qui con te, no? Sì, stasera saremo insieme su questo palco e ringraziamo sempre di cuore chi viene ad ascoltarci, questo pubblico straordinario che cresce sempre giorno dopo giorno. E come mai un binomio con Mogol adesso? Beh, con Mogol sono ormai sono più di 9 anni che lavoriamo insieme, abbiamo iniziato per gioco a fare degli spettacoli insieme, poi ci siamo resi conto che la gente veniva sempre più numerosa ai nostri spettacoli, proprio perché abbiamo cercato di dare, diciamo, uno spessore culturale molto importante a quello che facevamo, oltre all'esecuzione, anche, diciamo, raccontare delle sfumature che si celano dietro ogni singola canzone. Allora, non ti voglio disturbare più di tanto perché so che devi andare a mangiare prima del concerto, giusto? Nessun problema, è stato un piacere. Però per chiudere volevo dirti che io ho avuto il piacere di incontrare Lucio Battisti, perché io sono un battistiano proprio convinto, di quelli convinti, in una fonte qui, perché io sto a Belletri, diciamo, a Bidare, sì, e in una fonte molto famosa all'epoca, sì, e io stavo bevendo nella fonte, mi sembra che te l'ho detto già questa cosa, no? Non ricordo, no, per telefono forse? È capitato che l'hai incontrato. No, perché lui abitava, cioè aveva una casa lì a Velletri, cioè sì, una proprietà, sì, lì a Velletri. Va bene, allora adesso buona cena. Grazie. E ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo e buon concerto. Sul concerto a tutti. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ah, facciamo una foto, va. Certo. Facciamo una foto. Una foto, Paola.